Konnichiwa! E benvenuti a tutti voi qui al canale! Sono come sempre Giappo Gamer! Benvenuti qui nel primo episodio in anteprima nazionale di Warriors Orochi Ultimate 4 o Warriors Orochi 4 Ultimate, insomma, chiamate come pare a voi. Che cos'è? È praticamente l'ultimo capitolo della dinamica serie crossover di Koei Tecmo, presentata e presenta praticamente personaggi da Dynasty Warriors, Samurai Warriors e gli dei della storia antica, tutti uniti in una lotta a tutto campo contro sciami di nemici, mentre cercano di capire il motivo per cui si sono riuniti per combattere in questo misterioso nuovo mondo. Mamma mia ragazzi, mamma mia, da quel che so consta ben di 177 personaggi giocabili e soprattutto la parola Orochi, che è in mezzo, potete vedere, tra Warriors e Ultimate, significa serpente ed è un mostro appartenente alla mitologia shintoista giapponese. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Speriamo in bene che sia un museo veramente grandioso come quello che mi auguro, cioè, da parte dello sviluppatore Omega Force, del pubblicatore Koei Tecmo Games. E allora, premiamo questo bottone e vediamo un po' di cosa consiste questo Warriors Orochi 4 Ultimate, primo episodio, ripeto, in anteprima nazionale. Oggi praticamente scadeva l'embargo alle ore 10, io ve lo propongo subito adesso qui alle ore 15. E allora, bene, allora ci abbiamo Story Mode, Battle Arena, Challenge Mode, Infinity Mode, che è questa nuova modalità infinita, tra virgolette, dovrebbe essere una sorta di survival mode, mi pare. Dovrebbe essere così. Poi ci sta ovviamente il PlayStation Store, il collegamento dove, appunto, allo store della PlayStation, dove poter comprare oggettistica varia. Vediamo un po' options, la tutorial, controlli, diamo una controllata dei controlli. Allora, attacco, ok, tondo speciale, ok, normata, ok, va bene. Display, va bene così, il sound, ecco, abbassiamo un attimo il volume. Ok, tanto ci sentiamo, dai, tanto ci sentiamo, va bene pure così, ok. Seta bonus, se sound, display, control, ok, bene. Quindi io direi di partire per Battle Arena, Challenge Mode. Allora, ok, quindi Story Mode. Allora, abbiamo tre versioni, Easy, Normal e Hard. Ma io di norma vado col normale. E vediamo un po'. Vediamo cosa consiste questa modalità storia. Non ho esplorato niente, io devo questo Warriors Orochi 4 Ultimate alla mitica e magia Koch Media Games, quindi porterò questa serie in collaborazione con loro. Vediamo un po', eccolo qua, Re Serpente Orochi, eccolo qua, i suoi tanti eroi, una marea, una valanga di eroi, oserei dire. Ecco, i dei della distruzione, anche il dio della distruzione, eccolo là, bene. Kaiteta, ho capito però. Inizia questa avventura. Eccala il serpente, eccala. Che nella mitologia shintoista, come quello occidentale, non è che sia un animale, diciamo, positivo, anzi, tutt'altro, un animale comunque negativo. Per alcuni addirittura quasi un demone. Eccola, nuovo mondo inizierà. Bene, bene. Utilizzo questi braccialetti in una modalità molto semplice. Bene, bene. E quanti ce l'avevi i braccialetti? Oh, occhio. Perseus. Mamma mia, ragazzi, qua hanno fatto un casino tra tutte le mitologie. Incredibile, incredibile. Nanda, che cos'è? Che cos'è? Nanda. Eccola, braccetto col serpente. Non mi dico lo prendi? Lo prendi?
待て。 Qualcosa di strano, Pure tu, capirà, ma siamo tutti quanti, tutti magici qua, ma che caspita. Il ragazzo ha ragione, avvertire qualcosa di strano, vabbè, ecco, muovetevi, va. Ok, oh, con Nao Masali. Subito così in battaglia. Ma che figata. Ok, diciamo che già la grafica la trovo comunque migliorata. Vediamo un po' il gameplay. Ok, sì, l'hanno notevolmente migliorato questo Orochi. Vai, dei soldati misteriosi, dai. Sì, tranquilla cara, non ti stare a preoccupare. Notora lì, sì, sta tranquilla. Vai, fatemi sotto. Vai così, ovviamente questo è un Musou, quindi insomma ecco le basi delle azioni. You can perform basic actions using the following buttons, cioè ovvero possiamo performare le azioni, comunque migliorare le azioni, o comunque seguendo i seguenti bottoni, ovvero con L ci muoviamo, con X saltiamo e con quadrato l'attacco normale. Bene. Sì, dai. Vai così, vai così. Vai così, mamma mia. Spettacolare. Vai su, fatemi sotto. Non mi fai perdere tempo, vi arriverà a 1000 kills, 1000 kills quest'oggi. 300 hits. Mamma, 60 KO, 62. Troppo pochi, troppo pochi. Vai su, 72. Vi è un po', sono curioso di come si attacca con il nemico, quello un po' più to... Dove correte? Dove andate? Dove scappate? Ma non mano scappate, ma venite qua. Cioè, avete paura? Vai, solo 86 fatti fuori, cazzarola. Eh no, dai, meno a 100. 86. Sì, da un'autora lì. Ok, andiamo con lei, va. Vai in autora. Vai, grande Nautora, vai Nautora, vai Nautora, porca la mia grandissima Nautora. Vai Nautora, vai cara, vai cara. Grandissima, 104 kg, almeno 104. Prendiamoli a calci, venite qua. Andiamo con Tadakatsu Honda, altro personaggio storico della serie. Dai Tada, dai Tadakatsu. E fatevi sotto, brutti bastardi. No, non scappate. Vabbè, ok, dobbiamo andare di là. Abbiate pazienza. Corriamo, va, facciamo una bella corsetta. Dai, Tadakatsu. Ok, carino quella cosa là dei metri. Ok, bene, bene. 80 metri. Ok, ancora qualche tutorial. Basic attacks. When you press triangle, characters from the Dynasty Warriors e Warriors Orochi, serie, quindi hanno fondamentalmente unito le serie. Will execute a charge attack. Ok, Samurai Warriors execute a hyper attack. Ok, quindi la differenza tra i due è che premendo quel tasto triangolo, le serie formate da Dynasty Warriors e Warriors Orochi formano un attacco. Un charge attack. Ok, un attacco charge, insomma, di cambio. Un attacco, un attacco comunque particolare. Mentre invece quelli di Samurai Warriors, un iper attacco, un super attacco. Ok, unleash verdi, quindi ci saranno comunque diversi attacchi. Va bene, ok. No, dai, non aver paura. Sì, tranquilla. Vai così. Ok, ok, quindi un gruppo di tre persone nel campo di battaglia. You can switch among, beh, quello già lo stavo facendo L2R2. Si può switchare, quindi si possono cambiare i personaggi. E vabbè, eccolo qua. Vai, venite sotto, fatevi sotto. Oh, una forza nemica si è fatta avanti. Oh, meno male, va.
Ok, switch combo occorrerà, vabbè, addizionale con un costante danno come un tornado. Oh, vabbè, vabbè, comunque abbiamo già visto sta. E vieni qua, brutti bastardi. Dove sta il nemico? Dove sta il nemico? E togliti, dai, su. Ok. Ok, oh, qui possiamo prendere R3 quando l'ufficiale nemico viene fuori. Use R uguale. Ok, va bene. Dove stai? Ma dove sta? Ah, eccolo qua. Ti sei parato. Oh, ti pari. Che fai, ti pari? Allora, premi tondo il museo gauge. Ok, unleash museo attack. Museo attack. Ricordo il museo essere l'uno contro mille. Vai, vai così, tataka. Vai così, spazziamoli via questi. Vai con museo attack. E ti pari. Andiamo con lui, va. Così, così. Gaoshun, dove stai? Tieni su, Gaoshun, vai. Sodesne, ho capito. Ok, dacci qua. Beh, 50 punti esperienza. Che fate, scappate? No, sento della folla qua. Vabbè, toglietevi, va. Vediamo un po' che ci sta qua. 382 hits, 390. Ma si, toglietevi, dai, vediamo un po'. Qua tocca fare il campo di battaglia. Sì. Oh, ecco qua, capitano, capitano. Lo credete voi, capitano di sventura o no? No, vabbè. Vai, capitano, fatti sotto, bravo, ancora. Oh, Zangabà, che caspita voi, da dietro attacchi. Ah, che caspita voi, mi si può lasciare soli. E crepa Zangba, tieni su. E non ti parare. Non ti devi parare tu. Da che manca poco. Ok, uno fatto fuori. Ao Meng, ci sono pure dei nomi cinesi qua. Vai, prendi questo, così, così. Hanno fatto prendere un purpurì di roba in questo Warriors Orochi 4 Ultimate. Ok. Ma Wang. Toglietevi. Non mi fate utilizzare l'attacco, super attacco Musou, eh. O volete. Ancora, Wei Shu. Mamma mia, ma chi sono tutti questi cinesi qua? E tirati su, Wei Shu. E non ti parare. Bravo, vieni qua, non ti parare. 618 hits nel frammente. Per 229 ammazzati, che secondo me sono ancora troppo pochi. Che fai? Non attacchi, attacco io, non ti preoccupare, Wei Shu. Dai, tieni su, vieni qua. Bravo, bravo. Ok, dacci qua. Il museo è pieno. Ottimo, ottimo. Bisogna sempre raccogliere tutti gli oggetti, ragazzi, mi raccomando. Comunque veramente estremamente giapponizzante, spettacolare. Tocca andare di qua. Vedo i nemici di qua. Ok, vabbè, vai che abbiamo livellato. Dopo che un personaggio riceve punti esperienza, ovviamente aumenta di livello. Vabbè, questo lo sappiamo. Si possono prendere punti esperienza battendo, ammazzando i vari soldati, gli ufficiali, vincendo le battaglie, eccetera, eccetera. Vabbè, questo lo sappiamo. Vabbè, certo, loro insomma, non sanno chi ovviamente maneggia il videogioco. Magari ci videogioca per la prima volta. Vai così! Mamma mia, che pezza! 108 chi è hits. Ok, tocca andare per di là. Va bene, allora andiamo per di là. Qua c'è anche un fiume. Allora, vediamo un po'. 220 metri. Tocca fare un po' un su e giù qua, eh.
Sì, toglietevi, dai, su. Ci siete voi? Vabbè, ok. Fa niente. Allora, e andate via, su. Sì, pure le musiche, mamma mia, veramente fighissime. Ok, 285, ancora non mi accontento. Almeno a 300, cavolo, qua arrivare a 1000. Oh, 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 oh. Tacci tua, che caspita sei? Dobbiamo abbattere gli UFO qua, come caspita si chiama. Andiamo con lei, va, che mena. Magari fra donne. Oh, infatti, oh. Tirati su, tirati su, grandissima. Vai così a calci, vai così a calci. Tirati su. Vai così. Aio. Andiamo con lui. Vai così, tada, vai così, vai così, vai così. Vai con la super mossa, amico mio. Vai così. Spazziamoli via a tutti. E che fai? Ti pari? Maledetta. Vai così, vai così, vai così. Vai anche tu, cara. Sì, sì, che sumi mi senti. Crepata, ok, livellato, ok. Ovviamente ogni personaggio ha le sue, cioè i suoi attacchi, ha le sue combo. E questo è figo veramente, questo videogioco, perché comunque è un videogioco che riguarda la mitologia giapponese. Vai qua, vai, grandissimo Tadakamatsu. Vai capitano, vieni qua capitano, rialzi capitano, vai, coraggio. Non lasci manco niente capitano, mamma mia, proprio pulciaro sei. Chiaro capitano, allora tocca andare qua. Come tutti i Musou, ma non so se vi ricordate, anche lo stesso Berserk, insomma, bisogna andare un po' qua e un po' là per il campo di battaglia. Non mi attaccate, bastardi. Non ci provate, che poi ci venite le mazzate. Ma da dove caspita tocca andare, porca miseria. Che fate, mi seguite? E toglietevi, dai, su. Non fate casino, un po' casino. Oh, ecco il nostro capitano, vai capitano. Coraggio, coraggio. Vai, gli faccio strada, aiuto. Gli faccio strada, ne ammazzo qualcuno così tanto per, Vai, così, così. Ok, 500 kill. No, cavolo, qua stiamo prendendo. E toglietevi, fatemi strada. Eccoli, eccoli, altri 1000, vai, venite qua. Fatemi sotto. Tutti quanti, ok, così, vai così, vai così. Oh, eccolo qua l'ultimo, va. Oddio, Cheng Gong. E tiri su, Chen, coraggio, su. Così, vai, Chen, tirati su. Bravo, tirati su. Dai, Chen, coraggio, coraggio, Chen. Non mi fa perdere tempo, Chen. E ti fai? Ti pari? E non ti devi parare. Oh, Chen, non ti devi parare, Sì, ok, abbiamo. Già da mo, già da quel dì che sappiamo di battere Chen. Ovviamente il Musou è un tipo di videogames prettamente giapponese. Sì, yatta! Fatto fuori pure Chen. Level up, ok, successo. Bene così.
che direi qua dentro. Mamma mia, spettacolare comunque, rente. Ambiente spettacolare, estremamente giapponzante come piace a me. Musiche veramente da favola. Grafica, buona grafica. Ah, cazzarola, Lubu. Questo vedo bello cazzuto. Aio, aio. No, no. Non si fa così, Lubu. Non si fa così. Non si fa così, Lubu. Vai così la super mossa. Vai così, esplodi tutto. Dove stai, Lubu? Così, vai, ti butta appresso pure le persone. Vai così, Lubu, prendi, prendi. No, aio, aio, no, 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 no. No, no, no. Tacci tua, Lubu. No, non si fa così, Lubu. Vai così, cara. Andiamo a correre con lui. Vai così, vai così. Vai, Tadakatsu. Vai, Tadakatsu, così, con cattiveria. Dove stai? Oh, ecco. Oh, vai che abbiamo, l'abbiamo preso come mira. E non ti parare. Che accade? Oh, cazzarola. Mamma mia, che combattimenti, mamma mia. Sono strafomentato. Mamma mia. Battaglie epiche ci aspetteranno in questo Musou. Cose epiche, ragazzi. Eccala. C'è il braccialetto, eh. Oh, porca la miseria. Questo è naturale, già. Eccala, eccala. Che si è trasformato tipo in demone. Ok, bene così. The beginning, l'inizio. Mamma mia, che inizio scoppiettante, ragazzi. Valutazione S. Forse, non so, credo dovrebbe essere, non so se è la classe superiore. Sinceramente non mi ricordo. Valutazione S, tempo S. Allora, no, ok, quindi valuta... Ah, no, ok, quindi stavo valutazione B. Però 711 S. Vabbè, comunque 13.34 valutazione D. Mi pare forse 711 kill, no, kills, hits. Probabilmente classe S, quindi superiore. Vabbè, comunque abbiamo abbattuto Lu Qingui, Chen Gong. Abbiamo ammazzato 100 nemici, quindi bene così. Mamma mia, ragazzi, che inizio incredibile. Ok, sono sì, vari bounce, ci sono, ok, dei benefits, ok. Easy to strengthen the bond between character and strange bond relationship, quindi c'è una sorta di relazione fra i diversi personaggi. E ok, quindi livello 3, hanno tutti livellato, direi, quindi bene così. Ok, dai. Vediamo un po', c'è un potere incredibile. Non era normale, sì, era qualcosa di strano. Anche i vestiti, comunque i nemici erano... Ah, sono stati noiosi per me. Vabbè. Dobbiamo, come lo dicono, sì, abbiamo Tadakatsu, dice Onda, dice sì, abbiamo comunque continuare a investigare. Dice, abbiamo visto quell'uomo, non era un insomma, non era presente in qualcosa di mano. Ok, capito, uno scenario. Unfamiliar enemies is now available. Bene così. Cosa
Ok, quindi non ho idea, dice Takatsu, di cosa è successo. Comunque bisogna avere del tempo per preparare le varie kills. Comunque prepararsi comunque a dovere alla battaglia. Ok, map battle, bene così. Ok, allora vediamo. Ma sortie è uscita. Party. Allora, you can fight mock battles. Queste sono delle battaglie particolari. Membri individui con attacchi e movesets. Ok. I setting, ok, sono tutti i vari setting. Ok, bene così. E allora, eccoci qui nella schermata principale, questo Warriors Orochi 4 Ultimate. Allora, questo primo episodio, questo inizio incredibile di questo Musou veramente epico, ovviamente termina qui. Primo episodio in collaborazione con Koch Media Games, che ringrazio pubblicamente, cioè, per avermi dato la possibilità di portare questo incredibile Musou nel mio canale. Insomma, veramente ringrazio veramente tanto. E allora, cari ragazzi, io vi esorto a lasciarmi un like, anzi arrivate a 10 like per supportare questa serie incredibile di combattimenti Musou 1 contro 1000 veramente epici. Commentate, condividete, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati sui vari video e episodi sul gaming giapponese. In più, seguitemi nei vari social, vi ricordo come sempre pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Potete così seguirmi nei miei vari social un po' dappertutto. Recentemente ho aperto anche un blog su WordPress dove scrivo praticamente news e recensioni sui videogiochi giapponesi che riesco a portare a termine sul mio canale. Vi esorto a seguirmi anche lì in massima, mi trovate scrivendo giappogamer.on.blog. E allora, cari ragazzi e ragazzi, vi ringrazio di essere stati fin qui e dal vostro giappogamer per il momento è tutto. Matane e ai prossimi episodi.